Scegli la qualità di Unipolsai e risparmia fino al 30%. Fai un preventivo su unipolsai.it o in agenzia. Unipolsai, sempre un passo avanti. Buonasera ragazzi, Milan-Bologna. 60.000 a San Siro. Mi sto caccando addosso perché dopo il passo falso ieri dell'Inter, Marco, vincere, siamo alla terza giornata, ma comunque potrebbe essere una buonissima cosa. Però ho in mente anche l'ultimo Milan-Bologna, che non finì benissimo. Tra l'altro, sad story, non abbiamo il layout delle partite solito perché mi si è rotto il wifi, quindi sto praticamente facendo tutto offline. Fantastico. Fatemi ricaricare da Zone perché sapete, sono col 4G. Sto facendo la cosa più folle della storia, provando a far andare da Zone col 4G. A noi ci piace il pericolo. Giochiamo con la terza maglia, che palle. Certo ragazzi che è incredibile, Adli precampionato fuocoso, due partite, zero minuti giocati. È piuttosto curiosa la cosa. Dai, Amanganie, vamos. Usa legalmente il corpo per tagliare fuori Messi. Ma cosa? Rischio invece sul primo pallone toccato da Lukumi. Lukumi verso il portiere, così a cazzo morbidissimo. Giroud non ce l'ha fatta a anticiparlo. Laterale, si protegge dal ritorno di Tonali. No, Barro! Sente direttamente la porta a Barro, non la trova. Prima cercando spazio De Ketelaere, eccolo qui. Carletto, grande Carletto, su una palla un po' sporca. C'è Giroud, Carletto. Per disegnare sul lato debole. No, la cosa più brutta, pessima che potessi fare l'hai fatta. Allora, vedo un Bologna che, to be honest, sta giocando malissimo. Cioè, non supera la metà campo, se la supera non arriva a fare più di due passaggi dalla metà campo, però è presto per dirlo. De Ketelaer su Medel, la mette dentro, ma non c'è nessuno. Ha aperto la falcata e Medel. Ma ragazzi, sto qua è OP. È OP per forza. Adesso sul centro, subito in partita. E apre la falcata Teo Hernandez. Teo, no, l'ho vista bene per Giroud. Chiude Medel. Ancora Teo, mamma mia. Direttamente verso la bandierina. Rimessa laterale, ha calciato. Good. Pallone golo. Teo Hernandez. Dai Teo. Occhio che parte il binario di sinistra. Dai Teo. Teo lo vede, va a fidarsi invece del destro. Accompagna De Ketelaere. Carletto. Junior Messias. Cross. Messias. Che altro tiro. Si abbassa. Skorupski. Mi fate veramente venire le orchide quando fate questo. L'orchide. Le Milan con Tomori. Il cross per Giroud. Ah, ma perché? Perché quattro cross tutte al portiere? Perché? Scouten. Infatti ha recuperato palla con Junior Messias. Oh, si lamenta. Grande Dazon. 40 euro al mese sta saltando l'audio, sentite. De Ketelaere usa il fisico e arriva l'ondata rossonera. Dai Carletto, non far sta cazzate. Leao. Rafael è tornato. Sul primo palo è tornato. Assist di Carletto. Finalmente un trequartista che gioca a pallone, ragazzi. Cioè, si va a recuperare palla su Scouten. Salta da Son. Che piattaforma di merda che siete, veramente. Cioè, uccidetevi, per favore. Posizione regolare, Leao. Mamma mia, ma da Son, 40 euro al mese. Ma sentili che audio fai. Tutto il campo per andare ad abbraccio di leadership. Mamma mia, se sei una cosa vergognosa, però. Lettura di Kalulu che poi scappa via. Altro 4 contro 4 per il Milan. Kalulu e di Kalulu, Carletto. De Ketelaere. Carletto. Dominguez che lo rallenta. Carletto dentro. De Ketelaere che manda in porta. No! Assist. No!
meraviglioso, poetico. Che palla di Nketiah per Kalulu, non ci voglio credere. Giocata che ha fatto prima Kalulu, che intercetta la era regolare. No, non era regolare. Da rivedere la posizione, ma non era regolare, si mangia Kalulu, perché guarda, dalla botta al pallo poteva servire. Lì in qualsiasi modo tiri fai gol, sì. Però piede per Tonali, lavoro di Giroud per Leao. Giroud per Leao, dai, 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 Leao. Si allarga Messias, ecco, l'azione va a puttane, Messias. Leao ancora fuori. Grande, grande DAZN che ti blocchi. Cioè, sei sempre il solito, sei sempre... Sei incredibile, sei sempre il solito. Bene, adesso ricarico DAZN, schermata nera. Grazie! Grazie! Grazie, piattaforma del cazzo! Mamma mia, il giorno che ti tolgono i diritti... Ti giuro, vado alla vostra sede e mi seguo malissimo. Il giorno che vi toglieranno l'esclusiva e che tornerete a trasmettere l'hockey su Prato, perché giusto le voci potete trasmettere. Mamma mia, si qua fanno cambi di gioco, di messa laterale. Basta DAZN, basta, basta, basta di prenderci per il culo. Dovete essere denunciati per truffa, giuro, per truffa, per truffa. Ritiratevi, chiudete, per favore! Io non posso andare avanti un altro campionato così! Ridateci Sky! Guarda qua! Guarda qua! Non si può fare un cazzo! Ripetiamo, è un due. Non si può fare un cazzo! Non si riesce a vedere una sega! E si blocca! E si blocca! Non va più di 3 minuti! Di Leao. Fate finire sto primo tempo, perché con questa connessione qua di merda mi sto nervosendo. Peccato, perché la partita sta andando anche abbastanza bene. La volta che non mi incazzo per come va la partita, mi tocca incazzarmi per questo DAZN del cazzo! Prezioso per... Cioè, ma tra tutti i campionati, perché proprio la Serie A vi siete presi, cazzo? Tra tutti i campionati, proprio la Serie A, proprio quella. Hernandez, non c'è nulla. Tonali, Tonali. Giroud, 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 Giroud. Fuori di nulla. Giroud intercetta. Oh, ultima azione, Giroud. Leao, uno contro uno, uno contro uno. Leao, 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 Leao. Ridotto. Stavolta col gioco con la punta non riesce. Palla lì ancora. De che te ne era angolo. Neanche angolo. Leao si scalcola, finisce il primo tempo, meno male, ti sei bloccato nel momento giusto? Giusto? Eh? DAZN di merda? Quanta pena fai? Quanta pena fai, DAZN? Si rientra in campo. Fanno un grosso. Ragazzi, siamo solo 1-0. Andiamo un po' di chiudere sta partita. Non ci si libera, cioè adesso. Dai, secondo tempo. Vedi, non farmi bestemmiare, zia. Non dico al Milan quanto a DAZN. Capi, ragazzi, per Giroud. Giroud un aggancia un pallone incredibile. Trova sinistro destro per Bennacer, impreciso. Mamma mia, Messias. Dietro passaggio per Bennacer, sbagliato. Bene il Bologna per arrivare ad Arvelo di Giroud e parte. Bella. Il Belga. Bella, una cosa intelligente di Giroud. Sui piedi. Leao, Leao, per velocità, taglio di Deketelare, Leao lo sfrutta. Mamma mia, che cazzo tiri. Realizzazione per attaccare gli ultimi 16 metri, la cerca adesso Dominguez. No, Dominguez fuori. Alto, ma il Bologna con personalità ha palleggiato nella metà campo del Milan. Se Bologna, attenzione a ste folate, ragazzi. L'allenatore vuole che non buttano via il pallone. Super attenzione, perché l'anno scorso Bologna poi riempiono e portano tanti. Abbiamo preso da un calcio d'angolo, da un contropiede, due gol in 5 minuti. Una palla presa da Giroud, fuori gioco, fantastico. Prima costruzione da esterno. No, per Cambiaso che va al cross di prima intenzione. Arnautovic, mamma mia, non l'ha agganciata, non l'ha agganciata. Come si è fatto superare Calabria? E anche Kalulu nel dribbling con Vignato. No, però c'è, cioè, sta disattenzione, no, perché palla alta. Arnautovic 9 volte su 10 colpisce a segno. Attenzione. Grande Calabria che costringe all'errore Vignato. Leao, Leao dentro, Giroud passa sopra la testa di Medel di merda e Giroud spaccata al volo, 2-0. Leao per Giroud come a Sassuolo e andiamo.
maniera Oliviero, lo chef. Che gol. L'urlo di San Siro. Qua grande Calabria col pressing. Poi mette una palla perfetta. Giroud proprio la tocca con la punta, la mette nell'angolino. Ma l'ha toccata Giroud? Allontanandosi dal pallone e col suo sinistro. Sì, 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 sì. Con la punta. L'avevo detto che volevo un gol di Oliviero stasera ed eccolo qui. Dazan si è bloccato, vabbè. Pazienza. Dentro Adli per De Ketelaere e Pobega per Bennacer, ci sta. Grandissima partita di Carletto. Entra anche Selemakers per Messias, vabbè. Capirete. Entra Sansone. C'è anche Ibis. Grazie Nicola. Grazie Nicola. Ti dobbiamo tutto. Ci proviamo, prima o poi ci riusciamo. Tipo adesso. E qua Calabria prende un giallo di merda. Ma come fa a fare un fallo così su due? Chiudo il concetto velocemente. Oh. Vuole pressione da parte. Fallo stupido. Ma stupido, eh? Mentre a Pobega. Alla fine l'accordo si trova con il tocco di Soriano per Sansone. Che ma Sansone da fuori. Fischia molto vicina. Al l'ha mollata bella. Tiro. Ah no, ho preso proprio il palo. Rapido e veloce del calcio. Cazzarola, ho proprio preso il palo pieno. Ha volato sul suo palo, ma la palla schizza. Per fortuna esterno, perché sbagliava interno, sto qua era gol tutta la vita. Parte di Sanson. Calabria. Calabria da fuori. Secco. Fuori di 3 metri. E tre parte Teo Hernandez, affetta la difesa delle volte. Teo Selemakers, c'è cioè Leo. Perché Selemakers tira? Sono in 4 su. Ho provato la conclusione. No, palla, che palla gli ha lasciato! Si avventa! Tra poco gol di Tonali. Poi... comunque... potenziale fallo di Tomori qua. Andando a rivedere, penso... no, penso che abbia già deciso. Ok. Anche perché penso che sia la decisione di campo. Lancio per Leao. Bonifazi si bello Tomori per Leao. Reparto, spazio quindi per il Milan. Bello Leao, Tomori per Leao. Una velocità diversa rispetto a Bonifazi. Dietro, no, verso Pobega. La scelta più sbagliata ha fatto. C'era Giroud nel mezzo Leao, e Adli. Un lato del vabbè, dai, il Bologna l'ha droppata. Dai, su. Tomori per Calou. L'ha mollata completamente. Bellina, però, questa maglia di Maignan, color pesca praticamente. Bellina esagerata. Entra Gabbia per Tomori. Ok. Leao. Leao dentro per Balloture. Bella per Adli. Con i piedi, Skrupski. Skrupski toglie la gioia del gol ad Adli. Con i piedi l'ha presa. Deve essere il 3-0. Selemakers. Leao. Calabria. No, l'ha sparata addosso al difensore. Non ci voglio credere. Gioco a 3 del Milan. No, vabbè, questa è sfiga. Poi di punta. Il tiro più improbabile. Finita male. Leao per Balloture. Ah, vabbè. Non è un professionista. È preso dalla strada. Di nuovo combinazione. Sarà l'Arnautovic. Attenzione, Vignato. Pobega. Niente, il Milan vuole il clean sheet, ho capito. Finisce qui. Grazie ragazzi, ci vediamo per Sassuolo-Milan che sarà turno infrasettimanale ad agosto. Che schifo. Grazie ragazzi, sempre forza Milan. I campioni dell'Italia siamo noi.